Il britannico è accolto dall'onorevole Corrias, presidente della regione. Con la consorte, Sir Ashley Clark visiterà l'isola. È uno dei più sorprendenti viaggi che si possano fare in Italia. Ma a Cagliari, prima di tutto, l'ospite porta un saluto alla regione, rallegrandosi con Corrias del rapido impulso che essa ha dato alla Sardegna. Anche qui si è combattuto per la sorte della libertà. In un cimitero inglese l'ambasciatore rende omaggio ai suoi compatrioti caduti per la vittoria. Riposano per sempre nella più ospitale delle terre. I nuraghi conservano intatte le testimonianze della preistoria. Al visitatore il professor Lillio e l'assessore Masia illustrano questo di Barumini, di recente scoperto. L'interno è dei meglio conservati. Mostra nella struttura tronco-conica la camera circolare a cui si accede per il corridoio munito di una nicchia di guardia. Le mura ciclopiche si reggono senza malta per l'equilibrio dei massi tratti dalle rocce circostanti. All'orizzonte montagne bizzarre che paiono ritagliate col temperino. Ma su questa terra leggendaria alligna oggi, signor ambasciatore, la più attiva civiltà moderna.